Inaugurata la nuova sede centrale in via del Corso 21 della Banca Popolare del Materano, la completa ristrutturazione della sede principale dell'Istituto di Credito Materano consentirà di rispondere meglio alle esigenze dell'utenza grazie a una nuova disposizione degli sportelli che assicureranno una maggiore efficienza in virtù di una separazione programmata delle aree riservate alla clientela. Fra le novità salienti spicca l'ubicazione del settore consulenza finanziaria cui è stata dedicata un'area riservata nella sede centrale e precisamente nel piano inferiore dello stabile. Questo nuovo layout fa riscontro al notevole ampliamento della gamma di prodotti e servizi, tra cui appunto quelli di tipo finanziario e di investimento, offerti dalla Banca Popolare del Materano alla propria clientela, ampliamento che si accompagna all'espansione degli impieghi registrata nei primi 6 mesi dell'anno e all'andamento sempre positivo della raccolta. La nuova sede sarà operativa da lunedì 14 luglio. Nel telegiornale di ieri vi abbiamo raccontato la storia di un giovane studente del Marocco diventato imprenditore. Questo ragazzo ieri ha denunciato nel corso della diretta da Matera grosse difficoltà per l'accesso al credito e proprio del problema dell'accesso al credito vogliamo parlare oggi con il presidente della Banca Popolare del Materano, Attilio Caruso, che è nel nostro studio di Matera. Presidente, buongiorno innanzitutto. Buongiorno a lei. Prima di entrare nel vivo dell'argomento che trattiamo oggi vorrei farle ascoltare due momenti della diretta di ieri, quando Kamal Sallali ed il presidente dell'Assindustria di Matera, Saverio Calia, hanno fatto delle precise affermazioni. Vediamo insieme questo pezzo dell'intervista. Va bene. Perché le do un esempio, per esempio per avere un finanziamento di 100 milioni con la legge Sabatini deve investire 400 milioni per l'azienda e deve avere altri 400 milioni in banca per garantirti il 100 milioni, così non si può lavorare. L'accesso al credito è un problema che riguarda fondamentalmente il sud e bisogna insistere affinché la mentalità degli istituti bancari cambi, una mentalità che dovrebbe muoversi nella direzione del valore e dovrebbe tendere a valutare il progetto imprenditoriale che potrebbe dare luogo a grossi sviluppi occupazionali, valutare gli uomini, valutare le persone e non stimare le persone sulla scorta delle garanzie che possono offrire, in questo caso garanzie economiche. Un imprenditore nella sua fase iniziale sicuramente queste garanzie non può assicurarle. Allora, Presidente, un imprenditore all'inizio della sua attività non può assicurare garanzie agli istituti di credito, ma cosa si può fare allora? Ma nel caso in specie non mi pare che quello che diceva lì l'operatore non fosse reale, perché la legge Sabatini a cui faceva riferimento, che finanzia solo le attrezzature, cioè i macchinari per l'esattezza, è garantita da sé, cioè non ci sono problemi. I problemi di fare l'investimento di 400 milioni e averne 400 di liquidità non esistono, perché se uno investe nei macchinari 100 milioni interamente vengono finanziati dalla legge nominata e l'unica garanzia si ha sugli stessi macchinari finanziati, per cui evidentemente l'operatore ha fatto un poco di confusione e probabilmente si riferiva ad altre leggi agevolative. Ecco Presidente, ma c'è un problema più generale che richiamava il Calia, il Presidente dell'Assindustria, e cioè... Io condivido quello che dice, che all'inizio dell'attività l'accesso al credito è difficile. È chiaro che noi non possiamo finanziare esclusivamente progetti, ma nell'ambito delle agevolazioni che esistono e che l'operatore, se ben consigliato, ben preparato, fa un approccio al credito in una maniera corretta, sicuramente noi lo sosteniamo, e le garanzie non sono le garanzie reali, lui diceva economiche Calia, ma sono a volte garanzie tali che rendano restituibile il prestito, perché qui si tratta di due aziende. Io non vorrei né fare l'avvocato difensore, l'avvocato del diavolo, né essere il diavolo, nel senso che noi qui ci troviamo davanti a due imprese, l'impresa che eroga il credito e l'impresa che produce in questo caso i salotti. A questo punto tutte e due hanno problemi di conto economico e tutte e due devono render conto
per quello che riguarda il produttore di salotti deve render conto all'azionariato o ai soci. Noi dobbiamo render conto agli azionisti, ai soci quindi, ai risparmiatori che ci portano i loro danari e alla vigilanza che appunto vigila che noi si faccia credito corretto. Quindi nel caso in specie evidentemente non c'erano quelle garanzie sufficienti che avrebbero reso reale la restituzione del debito contratto, probabilmente. Per quello che riguarda lo specifico caso del Khaled Salotti, io non ritengo che lui si riferisse alla nostra banca, perché se fosse difficile l'accesso al credito, per quello che ci riguarda, noi raccogliamo in questo territorio gli stessi soldi, circa 1.000 miliardi, che poi reinvestiamo qui nel territorio. Bene. Non mi pare sia una cosa reale. Bene. Per quello che tiene lo specifico, concludo, io potrei vedere, se fosse possibile, riguardando le carte, vedere se attraverso un fondo di garanzia che esiste nella regione Basilicata possiamo sostenere questa iniziativa. Questo è un impegno che prendo e vedrò la fattura.